Continuano gli incontri culturali di BCC di San Marzano di San Giuseppe. Oscar Farinetti, Never Quiet. Beh, una tematica importante. Voi come banca ovviamente interagite con il mondo degli imprenditori, interagite con il tessuto socio-economico della città e i consigli di un grande imprenditore come Oscar Farinetti sono fondamentali. Never quiet, mai stare fermi, sempre essere in movimento, quindi un inno all'attività, all'impulso. Sì, ci ritroviamo molto nelle parole di Farinetti. Farinetti ha scritto un libro di ben 600 pagine, molto lungo, molto importante, perché ha tante cose da dire, eppure pur essendo 600 pagine si scorrono con grande velocità. Un imprenditore, un grande imprenditore che ci insegna tante cose importanti, prima fra tutte quelle che l'imprenditore può anche sbagliare, può anche fare delle scelte sbagliate, ma deve andare sempre avanti, non si deve arrendere, è importante innovare, è importante inventare sempre qualcosa di nuovo. È un inno sicuramente al fare, che in un paese come il nostro, in cui è più facile parlare che fare, sicuramente è molto importante. E lo stesso titolo, Never Quiet, Mai Fermi, è un titolo nel quale anche noi ci ritroviamo molto. Essere imprenditori oggi non è facile, perché spesso vi sono lacci e lacciuoli. Non è semplice, al di là della crisi devastante del Covid, da cui grazie al cielo forse stiamo uscendo quasi definitivamente, quasi. Però dico comunque, essere imprenditori non è semplice. Non è assolutamente semplice, questo Farinetti lo dice chiaramente, lui ha attività in ben 10 paesi del mondo, quindi lui si deve scontrare con burocrazie, con difficoltà non solo in una nazione ma in tante nazioni, eppure va avanti, continua a costruire una cosa che a noi piace molto, con il sorriso sulle labbra. Oscar Farinetti, cosa si sente di dire ai giovani che vogliono intraprendere un'attività? Never Quiet è un'affermazione bellissima, che ha una valenza, una forza davvero d'impulso, però poi come calare questo impulso della realtà di tutti i giorni? Nei giovani, considerando anche certe realtà che vivono, può anche esserci un po' di scoramento, un po' di titubanza. Suggerisco ai giovani quattro mosse: intanto di non essere scoraggiati, pensate se nascevano in Siria o in Afghanistan o in Senegal, nessuno di noi decide dove nascere, sarebbero stati molto più scoraggiati. Pensare a un giovane scoraggiato mi fa un po' ridere, è nato nel paese più bello del mondo, solo delle opportunità, quindi deve avere fiducia, credere in se stesso. Quattro mosse suggerisco: primo, partenza, andare all'estero un anno o due per capire il mondo. Infatti la seconda è presa di coscienza, cioè capire l'Italia, e l'unica maniera per capire l'Italia è dall'estero, come quando si attacca un quadro in una camera, poi ci si allontana un po' per vedere che sta bene, poi studiare il nostro paese e poi quindi la tornanza e infine la restanza. Partenza, presa di coscienza, tornanza, restanza. Nessun giovane che non sia stato almeno un anno o due all'estero può combinare cose gregge nel nostro paese. La politica e le imprese. La politica ha il compito di creare gli scenari, di favorire che l'impresa sana lavori bene e vada nella direzione giusta. Ora la direzione giusta, quella dell'avvenire, è in sintonia col pianeta e quindi essere molto presenti e forti sul tema dell'emergenza ambientale. Secondo, la digitalizzazione. Terzo, ma diventa primo in questo senso, la presa di coscienza delle proprie vocazioni e puntare sulle proprie vocazioni. La nostra vocazione, come dicevo, è vendere bellezza agli altri cittadini della Terra, che sono il 99.13 dei cittadini del mondo. Noi siamo un puntino, ma abbiamo avuto la fortuna pazzesca di nascere nel più bel paese del mondo, raccontiamolo al mondo. Rossella Santoro, direttore artistico del libro possibile di questi eventi. Beh, certamente un modo per fare cultura, ma un modo anche per lanciare dei messaggi forti agli imprenditori, ai giovani, a chi in buona sostanza, diciamocelo in termini molto ma molto concreti, in parole povere, non stare con le mani in mano, ma never quiet, mai
mai stare fermi, sempre ingegnarsi, anche nei momenti più difficili, come purtroppo la realtà del Covid ci insegna e ci costringe a vivere. Sì, più che messaggi sono proprio spunti di riflessione e devo dire che un confronto con imprenditori come quello di Oscar Farinetti ci aiuta anche a tenere fermo anche come obiettivo l'umanesimo, cioè l'uomo, la creatività, lo studio, la cultura e la lettura come importanti momenti che poi ci aiutano anche a costruire la nostra economia e la nostra impresa.